Se fosse la Germania a chiedere i danni di guerra. Ah, questi ragazzi che mi seguono e che si stanno interessando della questione, sì, della Grecia, sì, della Germania, dei danni di guerra. Ragazzi, ragazzi, bisogna conoscere la storia, bisogna conoscere la storia. Io conosco la storia perché ho insegnato filosofia e storia nei licei per tanti anni, per tanti anni. Guardate che bella foto che c'ho, guardate cari. Ho insegnato filosofia e storia nei licei per tanti anni e poi per tanti anni sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici. Circa la Grecia, la Germania c'entra poco, poverina, cioè durante la seconda guerra c'entra poco. Perché è stato il povero Duce, ci ho fatto un video recentemente, è stato il povero Duce che ha dichiarato guerra alla Grecia, che l'ha invasa tutta, il povero Duce è stato, ma come ve lo devo dire? Poi però il povero Duce, che pensava di vincere facilmente pensava, e fu sconfitto dall'esercito greco, e allora fu costretto ad intervenire Hitler, che già aveva i suoi problemi in Russia, perché poi aveva invaso la Russia. Si chiamava, come si chiamava, l'operazione Barbarossa. C'aveva i suoi problemi, il povero Hitler manco sapeva cosa fosse la Grecia. Fu costretto a intervenire, dovette dirottare tanto, tanto divisioni dal fronte russo per invadere tutta la penisola balcanica, perché per arrivare in Grecia le divisioni tedesche dovevano attraversare tutta la penisola balcanica. Quasi quasi la seconda guerra mondiale, e il Führer l'ha persa per colpa di Benito Mussolini, che ha invaso la Grecia. Benito Mussolini ha invaso la Grecia. Meglio non ricordarle queste cose, meglio non parlare dei panni di guerra, cari amici, meglio non ricordarle. Se salta fuori a livello mondiale che è stata l'Italia a dichiarare guerra alla Grecia, ad invadere la Grecia, che il mondo non lo sa, che siamo stati noi. State zitti, zitti ragazzi, zitti con i danni di guerra. E quasi quasi potrebbe essere la Germania a chiedere i danni di guerra, perché mai, 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 mai. Nella storia, una nazione era stata rasa al suolo come la Germania nell'aprile-maggio del 1945, nel corso di 5 anni di bombardamenti indiscriminati. Ma che c'entravano i bambini tedeschi che abitavano nelle città? Ne morirono centinaia di migliaia nel corso di 5 anni di bombardamenti. Cosa c'entravano i bambini tedeschi? E col nazismo, e bambini di 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni non erano ancora entrati nella gioventù nazista. E poi vogliamo parlare di 2 milioni di donne stuprate dall'Armata Rossa in Prussia? 2 milioni? Ah, ma vi metto l'articolo, eh? Vi metto un articolo serio, eh? Di un grande website ampiamente oggettivo. E che cosa devono fare i figli di quei 2 milioni di donne tedesche stuprate dall'Armata Rossa? E adesso sono nati nel. Ma è stato definito il più grande stupro della storia, eh? È stato definito quello compiuto dall'Armata Rossa là in Prussia, nei primi 5-6 mesi del 45, è stato definito lo stupro di massa più grande della tutta la storia umana. E adesso quei bambini che sono nati quanto saranno nati? Se sono stati concepiti nella primavera del 45, fate poi i conti, sono nati nei primi mesi del 46 e adesso ci hanno 65-70 anni, e questi dovrebbero chiedere i danni, perché se sono state stuprate circa 2 milioni di belle tedesche e prussiane,
e saranno nati circa 2 milioni di bei bambini, bei bambini e belle bambine. E le mamme poi magari lo avranno detto ai bambini e alle bambine che papà avranno detto qualcosa. Comunque, cari amici, è meglio tacere sui panni di guerra, come i panni sporchi si lavano in casa. Silenzio, silenzio, non parliamo. Relativamente alla Grecia, silenzio, non parliamo più dei danni di guerra che la Germania deve pagare alla, alla Grecia, se non salta fuori che è stata l'Italia ad aggredire ed invadere la Grecia e ci ha fatto pure la brutta figura l'Italia, salta fuori questo, il mondo non lo sa, silenzio, silenzio! E poi potrebbe essere pure l'Angela Merkel a chiedere i danni di guerra. Quei 2 milioni di belle donne tedesche date alla Prussia, 2 milioni stuprate dall'Armata Rossa, capito? E quindi saranno nati all'incirca 2 milioni di bambini, le bambine che oggi sono tra i 65 e i 70 anni. A tutti pace e bene, cari amici, mi raccomando, la migliore lettura che voi possiate fare, cari amici, è sempre questa qua. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.